Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, molto improvvisato, che non so neanche se vedrà la luce, perché sì, ho fatto il bookshelf tour 1 mese e mezzo fa, ma è già arrivato il momento di riorganizzare la mia libreria. Si è rifiutata pure la fotocamera perché si è scaricata. Comunque, come potete vedere, ho appena finito di filmare il book haul. Devo riorganizzare un po' di cose, perché non è che sì, ho dei buchi, però non è che nella mia testa posso prendere e infilare le cose lì dentro. Quindi devo spostare un po' di cose. Adesso vi faccio vedere più da vicino. Ok, seconda batteria che mi abbandona, magari la terza è quella buona. Dicevo, la situazione è questa. A parte lui che ha deciso di non fare più parte di questa vita, devo sistemare tutta questa roba perché questo scaffale di norma è vuoto. L'unica differenza rispetto al bookshelf tour è che ho aggiunto dei peluche che non so dove altro mettere in casa, poi verranno spostati più avanti, e che ho girato qui i libri della guerra dei papaveri perché avevo paura che si ingiallisse il dorso bianco e quindi ho messo davanti le pagine colorate, tanto l'edizione col dorso bianco è qui. Ma il tema è che non è solo che devo aggiungere un bel po' di roba, per esempio il mio sfondo di video non mi fa impazzire i libri che si vedono, cioè ci sta tutta quella parte in italiano un po' sortignacola, che secondo me non rappresenta esattamente quello di cui parlo sul canale, quindi sto pensando di spostarla. E nulla, introduzione super caotica, però adesso comincio a spostare le cose e boh, magari do anche una pulita, che non fa mai male. Levo intanto questa. Sì, tipica cosa da youtuber, pigiama, maglietta carina. Allora, io sembro un nano. Tutta questa parte qua sopra non la toccherò, nemmeno qui, credo. Qui, ecco, magari. La prima cosa, e anche la più facile, è mettere questo libro di Agatha Christie sullo scaffale di Agatha Christie, dove... Ah, c'è il buco. Per farlo dovrò levare questi. Madonna, quanto sono bassa. Eccoci. E questo è andato. E loro dovrebbero tornare qui. Farlo con una mano sola è di una difficoltà inaudita. Loro sono riusciti a rischiacciarli dentro con non poca fatica. Non sta andando benissimo. Allora, il vero problema in realtà è il mio scaffale dei fantasy, perché ovviamente ne ho troppi. Però, allora, qua il Bardugo va bene. Qui ci devo inserire questa violenta fine. E qua ho l'impero del vampiro da mettere, quindi dovrei spostare la guerra dei papaveri. E fin qui d'accordo. Il problema è che qua ho il Rigida Babel. Tra l'altro, un nuovo Funko Pop, Belle, che legge, mi sembra molto a tema. Comunque non era questo il punto. Però non voglio spostare i libri di Martin da qui perché sono grossi e fanno statement e stanno bene sull'angolo. Quindi posso fare che faccio finta di non ricordarmi l'ordine alfabetico, come ho fatto in altre parti di questa libreria, e mettere Babel al posto di fuoco e sangue e fuoco, come si chiama, qua. E qui metto Babel. E quindi qui vediamo anche questi. Mettere qui, manca Scarlett perché c'è una lettura al momento. Mettere qui la guerra dei papaveri. Tanto Poppy è dopo Babel in ordine alfabetico. Ci può stare. Questi sono dei post-it e degli evidenziatori che ho preso eventualmente se mi andasse di annotare i libri. Io continuo a levare roba, me ne pentirò probabilmente sì. Il mio problema sono loro che vanno su questo scaffale e non entrano. Ho dovuto togliere di nuovo l'impero del vampiro. Diciamo che devo sistemare tutti questi in questo spaziettino qua dietro. Credo che dovrò inventarmi qualcosa. Allora, siamo arrivati alla S, io però devo metterci ancora
E mi fa ridere perché mi arriverà il secondo, cioè il prequel a breve, quindi comunque cioè, sto facendo questa riorganizzazione anche tenendo conto di tutti i libri che ho preordinato. Per esempio, sopra ho lasciato uno spazio per quello nuovo di TJ Klune, ho preordinato il seguito di questi. Tra l'altro, off topic, se vi interessa sapere quali libri e perché li ho preordinati, ci potrei fare un video. E quindi però noi scavalliamo sullo scaffale degli italiani. E quindi adesso è il momento di ripensare tutto. Qui ci sono i miei libri di Shadowhunters. Per far entrare il ritorno del re, devo spostare la catena d'oro. La situazione al momento è questa. Tipo qua sopra ho lasciato qua uno spazietto perché arriverà il secondo di lei che divenne il sole. Quindi era inutile riempirlo e poi tra qualche mese rifare tutta questa manfrina. Ma non credo di averlo fatto abbastanza. Perché per esempio da quest'angolo dovrebbero entrare il secondo della città che siamo diventati e quello di Klune. E poi credo basta. Che altro ho preordinato? Mica me lo ricordo. Brutto segnale. Vabbè, diciamo che il seguito di Atlas Paradox arriva a gennaio dell'anno prossimo, quindi quello ci possiamo preoccupare più avanti. Il mio piano malefico, quale sarebbe stato? Di spostare Shadowhunters in questo scaffale qui, tutti, e poi di scendere paro paro gli italiani. Fantasy. Qual è però il problema? È che a me sto sfondo non è che mi piaccia tanto, ma non credo di avere particolare scelta, perché se io spostassi tutta questa roba, comunque farebbe abbastanza cacare lo sfondo, e poi là nell'angolo c'è la sedia che un minimo copre. Quindi forse devo solo rimanere con il mio piano originale. In tutto questo ho ancora tutta sta roba da sistemare. Che comunque tutto questo non funziona ora che ci penso, perché se io scendo tutto di uno scaffale, lì mi rimane vuoto, come lì mi rimane vuoto. E quindi comunque nei video avrei uno scaffale vuoto, che non mi piace, ed è quello che sto cercando di risolvere. Me la devo pensare. Allora, devo dire che visivamente ci sta, così poi ci metterò la catena di spine l'anno prossimo, ma quello, ripeto, è un problema dell'Alessandra del futuro. Qual è il problema vero? È che io i fantasy italiani li vorrei mettere lì. No, boccio questo movimento, lo rimetto a posto. Anche perché questo mi serve per coprire momentaneamente un difetto dello scaffale, cioè l'abbiamo montato male. E se si rovina questo, la parte sotto non me ne frega nulla. Se si rovinano i libri, in generale, rosico. Quindi. Sembra fatto apposta, perché non l'ho fatto prima? Foundry Side non conta, ho deciso di far finta che non esista, lo metterò alla fine, basta. Tra l'altro qua a luglio andrà il prossimo volume e spero presto anche il quarto. Non l'ho contato nelle flessibili di sopra perché quello spero di acchiapparmelo autografato più avanti. Questo formato è la mia croce perché sono spessi, ma sono bassi. Non so dove metterli. Maledetti. Ah, allora, potrei fare Patrick Ness, lo mettiamo qui. Loro c'entrano? Col cazzo proprio. Ah, qui è facile perché di italiani ne ho due. Perché sto facendo una domanda? Due, ed è facile perché adesso metterò qua Vasili Grossman. Mentre qui c'è lo spazietto per tondelli. Mi fa schifo questa cosa dietro nei video, ma per ora non posso fare altro. Scendiamo dai francesi. Non so da quant'è che non filmo, mi viene un po' da piangere. Questo è un pezzo del modem, ma ci mettiamo solo là che magari sta in piedi. Ora qua c'è un altro punto problematico, a parte il mio telefono che non c'entra nulla. Allora, qui dovrei metterci lui. Questo scaffale in realtà è già abbastanza pienotto, quindi devo spostare Hugo. Ma questi due non entrano. Qua c'è la mia parte fantasy francese, che è composta da tre saghe, ma questo è un altro discorso. E qui ci andrà il prossimo libro di Christelle Dubos. Non so che fare. Tanto
tra un mese e mezzo, che non è poco, ma non è manco tantissimo. Quindi mi entra su Art Turtle, ma non mi entra. Ho provato a spostare questo di qua, ma non va, quindi prenderò questo. Faremo finta che l'alfabeto non esiste, perché l'amico, neanche lui c'entra. No, dramma. Sto per fare una cosa che odio, ma non va da nessun'altra parte. E quindi per ora va così. Ora rimane questo dilemma. Qui c'è uno spazio vuoto perché speravo che uscisse il quinto volume di Artstopper, cioè andava proprio perfetto. Ma siccome non si hanno notizie, Emma va dopo Bidot, loro vanno qui. Cristo santo. Qual è il problema? Il problema è questo maledetto coso qua. Perché è enorme, è gigante. Ed è incastrato male. Per Natale mia mamma ha regalato ad Andrea il settimo volume di Invincible e nel frattempo è uscito e ha preso anche l'ottavo. Quindi vanno qua. Perché io gli avevo lasciato... Dov'è il modem adesso? Dicendo, aiuto. Lo spazio lì, dicendo te li metto lì davanti. Ma giustamente lui ha detto, non ci posso mettere delle cose rigide perché se si spezza il cavo della fibra sono dolori. Quindi mi tocca spostarlo sopra questo dannatissimo coso. Questo graphic novel dell'inferno. E quindi devo spostare un'altra volta tutto. Però adesso devo rispostare tutta questa roba. Sono in forte dubbio perché da un lato ho la bestia umana, l'unico che è rimasto fuori. Perché altrimenti dovrei iniziare a spostare tutti i portoghesi da questo, dovrebbero iniziare a... Che potrei pure farlo, perché tanto c'è Isabella Allende là sopra un po' a caso, che non è bellissimo, e metterci il fermalibri. Quindi, cosa faccio? La bestia umana la metto qui, e tutto scala. Ovviamente cos'è che scala? Sta pizzetta. Guarda come sono tutti più comodi, bastava mezzo millimetro. Potrei aver fatto, do un'ultima occhiata, una mini spolverata e ci vediamo con la parte finale del video. Ok, credo che ci siamo, non credo di poter fare meglio di così, quindi vi do una breve panoramica. Come dicevo, qua sopra, in questi primi due scaffali, non è cambiato quasi nulla, ho solo aggiunto Via col vento e quello di Agatha Christie, che vabbè. Nello scaffale di Agatha Christie, quindi nulla di trascendentale. Pure qui non è successo quasi nulla. Ho spostato un po' di cose qui, insomma, ci stanno alcuni libri di fantascienza, dei seguiti. E qua c'è un buco per far arrivare il prossimo di Clun. Qui ci sono un sacco di cose che prima erano di qua, sono arrivate di qua. Con il buco per lei, He Who Drowned the World. Che ti viene il sole 2. Lo scaffale invece, che era quasi vuoto, era questo di Sanderson e di Tolkien. Invece adesso c'è un bel po' di roba. Ho messo un po' di libri di Sanderson in verticale perché sennò ciao core. Poi qui siamo sconfinati sull'italiano. Shadowhunters è rimasto lì. Qua ho spostato, ho rimesso l'ordine alfabetico giusto più o meno, perché poi c'è Robert Jackson Bennett. Che è qua, a caso. E questi maledetti libri della Oscar Brinke, che mi piacciono tantissimo come formato, ma sono mega scomodi. Qua ha cambiato poco, e invece ho fatto un po' di... ho riempito un po' di più lo scaffale dei francesi, che ha invaso quello dei portoghesi, che sono arrivati dopo, vicino ai peluscini. Poi questi sono rimasti comunque vuoti, quindi non è che io abbia cambiato così tanto, perché questi dietro vuoti nei video non mi fanno impazzire, però ci posso mettere i libri di cui parlo. Qua ci sta invece spoiler del wrap up di febbraio e post-it, evidenziatori e cose così. Questo è tutto dal caos del mio cervello. Spero che questo video abbia avuto senso, che comunque vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi video. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!